Oh, pare che finalmente la luce, bene o male, sia riuscito a metterla in una posizione abbastanza decente. Quindi iniziamo il video. Ciao a tutti, Gucci, benvenuti dal vostro Andrea91 in questo nuovo video di Yokai Watch Wiburu Waburu. Allora, qui sotto mi sono messo alcuni amici che mi hanno scritto e praticamente posso vedere loro a che punto stanno. Io neanche appaio in classifica, tanto per farvi capire quanto io sia forte. Ad ogni modo, sono contento di avere questi amici, perché almeno insomma il gioco inizia ad essere un pochino più interessante. Siamo a livello 30 contro Kanum, penso di riuscire ad arrivare per oggi alla battaglia contro Vela Nera. A questo punto c'è anche un altro yokai da affrontare, penso sia Terrio, non ne sono totalmente sicuro, però mi sembra che dal livello 31 si può affrontare, o 32. Perché è un boss di quelli nascosto che devi fare appunto delle cose speciali, mi sa che devi fare 3 stelline per raggiungerlo. Non ho ben capito come funzionano gli schemi arancioni, a dire il vero. Vai, mossa pronta con Shibanya, andremo a finirlo con Shibanya a sto punto, eh. Perfetto. Wow, 29 punti salute mancavano. Merda. Oela! Grande Kanum amico. E l'opzione fusione. Oh, è stretta amicizia con Kanum. L'opzione fusione è stata aggiunta. Anche perché gli unici yokai che posso fondere sono Curaling e Carnino. Ora, come li unisco? Così. Ah, conferma, ok. Carnino più Curaling, sì. Il risultato è Linguermiera, livello B. Ora, io devo vedere una cosa però. Se l'Energy Max di Linguermiera non si carica con un altro Carnino o con un'altra Curaling, usarla mi serve a poco, anche perché un altro paio di po un altro poi c'ho un Gragnomino, quindi insomma. Andiamo a fare un altro incontro contro Baku. Per la terza stellina termina con una mossa Energy Max, ottieni una combo di 5, 45.000 punti. I punti sono piuttosto facili da ottenere, ho riscontrato. E l'Energy Max finale posso farlo benissimo e collegare 5 Weebwab. Insomma, non è che mi crea problemi. Guarda, lo faccio quasi subito. Anzi, va, t'ho già fatto uno. E via, giù di mazzate subito. Mi tengo un Energy Max e cerco di caricarlo subito col di Shibanyan almeno. O quello che riesco a caricare prima, dipende poi da come stanno messe le Weebwab. Stanno dando filo da torcere sti yokai, eh. Devo soddisfare delle condizioni speciali. Ma quali? Schele vecchia. Fa scoppiare al massimo 80 Weebwab. Collega almeno 6 Weebwab, ottieni 46.000 punti. Quegli altri di scoppiare 80 Weebwab ce l'ho fatta, ma perché ero a livello superiore rispetto a quello a cui ero quando l'ho giocati. Ah, questa sarà un po' una seccatura. O faccio tante connessioni, il che sarebbe la cosa migliore da fare, a dire il vero. Sì, devo fare più connessioni e cercare di sfruttare l'Energy Max appena mi diventa disponibile. Da 80 Weebwab penso di non farci. A parte che penso di non farcela proprio a vincere, perché sto tantissimi danni, c'ho. Aspetta, vediamo un po'. Forse ora con Shibakuma ce la faccio. Ce l'ho fatta, però quante Weebwab ho fatto scoppiare? Mi sa più di 80, eh. Però schele vecchia come amica, eh. Insomma. Collega almeno 6 Weebwab, porca miseria. Proprio quello più importante ho lasciato. Rivela, rivela. Però si chiama schele vecchia. Costava troppo fare un altro pattern di parole per dire la vecchietta, eh. Il percorso nascosto è stato aperto. Ottieni una combo di almeno 3. Ma voi, sono curioso, Terrio. No! Leosismo, com'è che si chiama? Ah, Leosismo, sì. Poi c'era anche il nome. Livello consigliato 24. Con calma facciamo tutto, ok? Non oggi perché non è possibile per il momento. Un attimo rifaccio schele vecchie per collegare almeno 5 Weebwab. Allora, per quanto riguarda la slot Kai, uno mi ha detto. Ecco, questo stavo dicendo, ma che mi è venuto in mente, vedi? C'era appunto. Voi questo video lo vedrete giovedì, penso. Un utente mi ha detto: compra la moneta scelta che ti fa scegliere uno yokai che vuoi dalla slot Kai. Sì, ma non voglio spendere soldi nel gioco. Soldi veri, intendo. Non per ora, comunque sia, anche fosse.
E poi non comprerei la moneta selezione perché non... Troppo semplice la cosa dopo. Non credete anche voi? Vai Shibania, furia zampettante, baby. Oh, grande. Non so quali erano le stelline da prendere, ma se le prendo tutte e tre non mi faccio problemi. Vediamo un po'. 47.000 punti, se... ok, è facilissime queste da prendere, dai. Contro Anguilla. Non so chi era più temibile tra questi tipi. No, infatti questo era un po' difficile. A me il potere. Per il potere di Grayskull. Amen. Livello consigliato 16, vela nera. Almeno 50.000 punti contro un boss si fanno. Completa lo schema con sergente quadro. Questi sono proprio i boss che non tollero. Tipi fastidiosi che confusione, che fanno confusione nell'area di rompicapo. Dovrei usare la testa stavolta. Tieni d'occhio conto del rovescio e trova il tempismo giusto. No, non voglio vedere nessuna informazione tattica per vela nera. Io sono Swaggy, faccio tutto quanto da solo. Per chi mi hai preso? Oh. Non so se è meglio che prenda le sfere o se farmi colpire. Allora, ho fatto una cosa, ho preferito mettere yokai forti in squadra che possono contrastare vela nera. Ho levato sergente quadro che per questo momento mi è inutile al 100%. Più avanti, quando lo potenzierò un pochettino, ci ritornerò e farò questo schema con lui. Quindi ora dovrei farcela, in teoria, solo in teoria. È tre quarti d'ora, dai, su. Sì, non mi... no, Whisper, lasciamo perdere. Ormai ho capito come funziona. Magari dovrei leggerle, però non c'ho voglia. Eccola là, coglione io. No, no, oh mio Dio. Oh mio Dio, potrei perdere. Wow, che culo. Mamma mia, che culo. Volevo farlo il boss in questo video, dai. Quindi questo è il temibile capitano del laghetto dei pesci gatto? Non era certo scarso. Ma ora andiamo avanti. Prossima fermata, Campo Fiorito. Oh, Campo Fiorito, wow. Moneta 5 stelle. Allora andiamo subito a provarla, questa moneta 5 stelle. Dammi un SS. Ho visto che c'è un SS, ma non... Ah, termina entro 260 secondi, ce l'ho fatta. Bene. Andiamo a vedere anche questa moneta 5 stelle, cosa ci dà. Se c'era qualcosa di buono. Sì. Sì, rettilarbitro, sì. Rettilarbitro va bene. Che bello. Oh, rettilarbitro va benissimo invece. Vediamo un po'. Allora, esamina. Vediamo un po' che fa. Allora, lascia che Boss Serpente sistemi Wib Wob. No. PS343, attacco 291. 16 punti anima per riordinare 2 Wib Wob. What? 50 oggetti non la usate, però. Ok. Dunque, potrei fare ancora 2 monete, ma no. Non va bene. Quindi io direi che per questo video finalmente è tutto, QG. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In sovrimpressione trovate sempre il codice amico, tanto per tutto quanto il video lo mando. Quindi se volete aggiungermi io vi accetto tutti. Quindi in descrizione invece trovate il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.